siamo ovviamente felici di poter oggi consegnare, donare, perché questa è la parola giusta, alla nostra città e a tutti coloro che amano il basket, questo campo che sarà aperto a tutti coloro che vorranno entrare e vorranno usare il pallone, questo campo che è dedicato al ricordo di un amico per noi tutti indimenticabile. E la parola donare è secondo me la parola giusta. Noi doniamo la città proprio come Gianni ha donato tutta la sua vita al suo lavoro e agli altri. Lo sappiamo, lo sapete, insomma, sono commosso, sono un po' anche orgoglioso di aver dedicato insieme a tanti amici questo campo a Gianni, perché lui è una persona speciale e sicuramente se noi vedremo un bambino che giocherà qui e giocherà qui con gioia e avrà un sorriso, questo sorriso sarà collegato a Gianni e questo per noi credo che sarà la realizzazione di quello che volevamo fare. Grazie a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Giancarlo Cerutti, il sindaco, tutto il comune, le persone che hanno portato avanti questa iniziativa a nome di tutta la famiglia. È una bellissima cosa, è assolutamente in linea con la filosofia della vita e il modo di Gianni di affrontare le tematiche, e credo che anche all'interno della nostra famiglia sarà un modo per trasmettere alle generazioni più piccole, ai nipotini più piccoli e ulteriori generazioni un pensiero e un affetto che ricorderemo per sempre. Insomma, era fortissimo sportivo, oggettivamente, quindi credo che questo impianto prende una parte della sua vita notevole e alla fine credo che tutto questo lo faceva con un concetto, pensate un po', e la parola credo che sia la classe. Gianni sia nella vita che nello sport ha avuto veramente tanta classe, una buona parte innata, l'altra l'ha costruita, era un signore e nello sport era veramente una cosa che toccavi con mano, quindi spero che tutte le persone che parteciperanno ricevano un po' di questo modo di essere un signore. Grazie a tutti. Grazie. Thank you.